Buongiorno dall'Istituto De Filippo, siamo a Napoli. Ma ho due terze, ragazzi, oggi. Ma ho due terze che sono pronte a sfidarsi a che classe junior che si avvale della grande collaborazione della Raffaello Libri, il gruppo editoriale Raffaello che ha studiato con noi le domande, controlla e poi è leader nelle adozioni. Allora, vi presento le due quinte, si alzino i team leader. Comincio da Ilenia, che è stata scelta per la terza B. Ilenia, buongiorno! Eccola lì! Oh, la terza B carichissima! Sfida la terza B! È una squadra tostissima! Da sempre amici a scuola, ma acerrimi nemici quando si tratta di vincere la gara di che classe junior. Daniele, la terza A, buongiorno Daniele! Perfetto. Pronti partenza via. Perché la Divina Commedia fu scritta da Dante in volgare? Per far conoscere meglio la lingua. Per essere comprensibile dal popolo, risposta numero 2, perché Dante conosceva solo quella lingua, o 4, per scrivere più velocemente. Ilenia, perché la Divina Commedia fu scritta da Dante in volgare? Per essere comprensibile dal popolo. Molto bene, risposta numero 2 era esatta, un punto a favore, uno contro, la terza B. L'anno luce sta ad indicare l'anno in cui alcune stelle brillano di più. La distanza che un raggio di luce percorre nel vuoto in un anno, la luce che in un anno arriva sulla Terra o la distanza fra due galassie. Rispondono bene tutti e due, era la distanza che un raggio di luce percorre nel vuoto in un anno, pulsantiera più veloce, quella della terza B, anche se per poco. Occhio alla prossima domanda, una domanda di educazione ambientale. Dove si butta lo scontrino fiscale? Indifferenziata, carta, plastica, umido. Vediamo se le informazioni con questo tipo di didattica passano meglio che in altre occasioni. Nell'indifferenziata, bravissimi! Bravi, pulsantiera più veloce questa volta, quella di Daniele. Terza A, più veloce gli altri. Bene, 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 bene. Gara molto tosta, eh? Domanda di storia. La prima guerra mondiale fu una guerra santa, e allora schiacciate uno, una guerra lampo, schiacciate due, una guerra di trincea, schiacciate tre, una guerra di movimento, schiacciate quattro. Una guerra di trincea, risponde esattamente la terza A. Bene. Domanda di storia. Olocausto significa strage degli innocenti, sacrificio del popolo ebraico, genocidio, odio verso gli ebrei. Olocausto vuol dire genocidio. Sì! Ho visto una terza A molto contenta, la terza B che invece ha faticato. Quanti animali Mosè portò con sé sull'arca? Uno per specie, due per specie, non ne portò alcuno o senza limite per ogni specie? 3, 2, 1, tempo scaduto. Microfono a Carlo! Carlo, buongiorno! Carlo, quanti ne portò sull'arca? Due per specie, la famosa arca di... Noè, e io cosa avevo chiesto? La velocità tradisce il controllo. Mosè non portò nessuno sull'arca, non esisteva l'arca di Mosè, esisteva l'arca di Noè. Va bene, adesso siamo più pronti per le prossime domande e risposte, mi raccomando. Domanda di educazione ambientale. Il processo di riciclo della plastica, come avviene? Viene fusa? 1. Viene gassificata, 2, viene compattata, 3, viene lavata e tritata, 4. Le informazioni passano e molto bene, viene lavata e tritata, fatevi un applauso ragazzi, siete bravissimi.
nella raccolta differenziata, più bravi ancora sono dovendo scegliere i ragazzi della terza A che sono stati più veloci degli altri. Sembra facile, potrebbe non esserlo. Perché c'è l'ora legale? Per combattere l'ora illegale. Per dormire un'ora in meno, per poter avere più sole, per il risparmio energetico. Complimenti ragazzi, e chiaramente per il risparmio energetico, pulsantiera più veloce ancora una volta, quella della terza A. Uè là, domanda di storia. Il romanzo storico italiano più popolare tra questi, secondo voi qual è? I Promessi Sposi, La Gerusalemme Liberata, Il Gatto Pardo o I Viceré? Ciao Davide, caro Davide, vorrei la... Ma secondo te i professori del De Filippo di Napoli vi fanno una domanda così facile dalla risposta così quasi sicura che secondo te i Promessi Sposi? Ed è i Promessi Sposi, va bene Davide, va bene, bravo, bravissimo. Pulsantiera più veloce la vediamo insieme, è quella della quinta, anche della terza, anche se 10 punti avete risposto praticamente insieme. Ancora educazione ambientale. Quale oggetto è in vetro da imballaggio e va separato perché è riciclabile? La bottiglia per l'acqua, ve l'abbiamo detto prima, il contenitore, il vaso da fiori, il bicchiere di cristallo, la pirofila da forno. Era la bottiglia per l'acqua, il contenitore che va nel contenitore. Vetro da imballaggio, possiamo migliorare. Me lo auguro, perché sul vetro abbiamo tanto da fare, lo sapete che è una macchina molto costosa quella che si preoccupa di separare il vetro buono da quelle che sono le scorie. Il Parlamento italiano detiene quale tipo di potere? Giudiziario, legislativo, esecutivo o amministrativo? Francesca, hai qualche parente lontano da Napoli, in giro per l'Italia? No, a memoria no, che io sappia no. Non si è mai manifestato nessuno. Fratelli e sorelle? No. Un amico stretto, intimo? Sì, come si chiama? Oh, abbiamo una zia che sta a Milano. Salutala perché ti vedrà a Milano. Come si chiama la zia? Zia Tiziana, ti manda un bacio. Francesca, manda un bacio. Oh, un bel applauso a tutti alla zia. Oh, la zia Tiziana. Zia, hai una parlamentare nata perché... Sicuramente saprà che il potere che ha il Parlamento italiano è quello legislativo. Bravissimi. Prossima domanda, domanda di storia. Chi fu il primo presidente d'Italia? Vi risulta? Pietro Nenni, Enrico De Nicola, Luigi Einaudi o Giuseppe Saragat? Ah. Due esatte su due, complimenti. Per la gioia dei vostri professori, Enrico De Nicola ha la risposta esatta. Bravi! E adesso l'ultima domanda che vale tantissimo. Tutti vicino al team leader, non potete sbagliare. Perché si fa la raccolta differenziata? Per riciclare e riutilizzare alcuni rifiuti, per evitare il contatto tra loro dei rifiuti, per combattere l'ecomafia o per buttare la spazzatura a giorni alterni, per riciclare e riutilizzare alcuni bravissimi, alcuni rifiuti. In piedi due team leader. E siamo arrivati alla classifica finale. Allora, adesso vorrei sapere chi... sale, guarda un po' intorno come ti guardano al termine di una sfida particolarmente accesa tra la terza B capitanata da Ilenia e la terza A capitanata da Daniele. Il risultato finale dice che l'Istituto De Filippo sarà rappresentato nella classifica dalla terza A. Dalla terza A. Napoli, vi salutiamo, l'appuntamento è fissato domani per un'altra puntata di Che Classe Junior. Ciao! È un'ottima iniziativa, anche perché i ragazzi devono comunque conoscere realtà diverse. I ragazzi, questa anche se è una realtà un po' particolare, però abbiamo ragazzi che
si impegnano. Noi professori, c'è uno staff di professori all'interno della nostra scuola che è veramente eccezionale, perché lavorare in queste realtà non è facile, però noi ce la mettiamo tutta e quindi i ragazzi hanno le stesse opportunità di ragazzi, diciamo, che abitano in zone molto più tranquille rispetto a questa. Allora, questa scuola è un po' una scuola particolare, che bisogna amare questo quartiere, bisogna amare questi ambienti, bisogna amare questi alunni, capirli, e danno tanto. E io mi sono innamorato di questo ambiente, per cui ci sto con piacere, e sono 8 anni che sto in questa scuola. Mi sto prodigando, non lo so se ho fatto bene o fatto male, ma sto facendo del mio meglio per cercare di riportare e dare a questi alunni qualche cosa di diverso che loro non hanno in famiglia, non hanno dall'istituzione. Cerchiamo di darglielo noi, facciamo del tutto.